Grazie a tutti, ho solo poche parole, intanto per ringraziare Valerio Magrelli, Viviane Lamarca di aver accolto l'invito e Paolo Maccari che guiderà la conversazione. Il tema della genitorialità, quindi del passaggio di generazione in generazione, in questo caso l'abbiamo voluto pensare nel rapporto che si crea tra un poeta che appunto si trova a tradurre un altro poeta, Valerio Magrelli che traduce Valéry, Viviane Lamarck che traduce Valéry, Baudelaire. Che cosa accade se c'è un passaggio, un trasferimento, una trasfusione di qualcosa in questo incontro? Rigenerazione è il titolo di questa sezione del Festival Orizzonti Verticali. Io non posso far altro che ringraziare Tuccio Guicciardini e l'organizzazione di Orizzonti Verticali per aver per il secondo anno voluto creare questa possibilità di incontro attorno alla letteratura e alla poesia, e ringraziare i volontari dell'Associazione La Scintilla, una piccola meravigliosa associazione che, generatasi in Valdelsa, sviluppa ormai da alcuni anni molte attività legate alla letteratura, al cinema, alla musica, al teatro. Come tutte le associazioni, è disponibile e aperta a cogliere ogni genere di sostegno, non solo morale. Per questo, al tavolo dove potete acquistare senz'altro libri dei nostri ospiti, potete anche o associarvi a questa nostra piccola associazione, oppure anche nella vostra assoluta libertà e discrezionalità lasciare un piccolo contributo, che è sempre gradito. Paolo Maccari, a te il microfono. Sì, buonasera a tutti, io sono molto contento di essere qui, sono onorato appunto di sedere tra questi due poeti. Viviane Lamarck e Valerio Magrelli sono due dei grandi poeti del nostro tempo, è una formula appunto che spesso si usa, ma in questo caso risponde a verità, quindi è anche accertabile abbastanza facilmente, hanno una traiettoria lunga, quasi 40 anni, comunque 35 almeno, e la loro poesia ha una serie abbastanza accertabile anche di epigoni, per esempio, che dimostrano comunque una loro capacità di incidere sul piano culturale nostro attuale. Hanno avuto anche un'enorme serie di riconoscimenti, non starò a dirlo tutti, sono poeti premiatissimi, sono poeti che hanno una bibliografia critica, cioè sono stati molto molto studiati a livello universitario e non solo, e quindi è particolarmente piacevole per me poterli ascoltare. Anche nell'accezione di poeti traduttori sono appunto attrezzatissimi per poter discorrere con noi e poi per poter leggere le loro opere. Io ho preparato qualche domanda, naturalmente vediamo poi cosa succede, non so se le porrò tutte o se invece appunto la piega del discorso andrà in un altro verso. Inizierei con Magrelli. Ho qui una sua biobibliografia, che però forse ho esagerato, ho scritto un sacco di cose, non so nemmeno se dirle tutte, forse la salto a piè pari, però una cosa la voglio ricordare, che è la conduzione, la direzione della serie in audio trilingue Scrittori tradotti da scrittori. È dal 93 al 99, se non sbaglio, e anche questa premiata dal Presidente della Repubblica come tipo di operazione, e è purtroppo non credo esista più, se non sbaglio da gran tempo, che era un'operazione bellissima, c'erano appunto scrittori, era trilingue, perciò si poteva trovare, non so, Edgar Allan Poe tradotto da Baudelaire e poi reso anche in italiano, che era un modo per avere a disposizione appunto una sola voce in tre voci e allo stesso tempo tre voci quasi parimenti significative.
Ha tradotto moltissimo Magrelli dall'area francese, ma non solo. In area francese ha tradotto Mallarmé, Verlaine, Valéry, Debussy e si è occupato anche in maniera specifica dei problemi della traduzione. Quindi appunto la sua così alla pratica, diciamo, sulla pagina si accoppia anche invece una forma profonda di riflessione. E io appunto partirei col banale e gli chiederei a Magrelli: ho visto che la sua prima traduzione fa veramente, chiedo scusa, giusto, la sua prima traduzione fa veramente impressione, perché ha iniziato con i saggi di Mallarmé, cioè è difficile pensare a qualcosa di più complesso come esordio. Quindi vorrei sapere intanto di quell'esperienza, e se però magari invece, come immagino, la sua adolescenza o comunque il suo apprendistato abbia previsto delle traduzioni magari fatte per se stesso, e che quali sono state, se ci sono state, e cosa gli hanno dato. Ecco. Grazie per questa domanda, buonasera a tutti. E complimenti, lo ripeto per la quinta volta, ma per questo posto veramente splendido. La domanda mi piace molto, perché in effetti non avrei potuto cominciare peggio. In assoluto, dopo 40 anni di traduzione, posso tranquillamente dire che i saggi di Mallarmé sono la cosa più difficile che esista, credo, in lingua francese. Voglio raccontare una storia divertente. Innanzitutto preciso che le traduzioni non si scelgono. È un lavoro spesso molto legato al caso, alla committenza, un lavoro alimentare, e che io facevo ovviamente anche per pagarmi gli studi. E dunque mi trovai di fronte a questa occasione che non potevo mancare. Solo che è stato come iniziare dal sesto grado, e veramente ho passato dei mesi frastornato. Ecco, ora dovrei raccontarvi di Mallarmé, vi dico soltanto che viene chiamato abitualmente Mallarmé l'oscuro. Ecco, lui giocava anche molto con un certo snobismo, sono molto divertenti le sue interviste, perché i giornali, che amano sempre in maniera masochistica chi li tratta male, erano irresistibilmente attirati dall'oscuro, dall'ermetico. Ma una cosa è essere ermetico in poesia, che è lo spazio dove tutto è consentito, un'altra nella prosa. Io leggo questi saggi e letteralmente, in un primo momento, non capisco nulla. Avevo però un'abitudine che ho sempre conservato, ed è quella di leggere le traduzioni preesistenti. Perché, visto che ho iniziato con la metafora dell'alpinismo, perché molto spesso chi ci ha preceduto ha trovato dei sentieri, dei tracciati ottimi, e quindi noi dobbiamo usare i suoi stessi chiodi. Io ogni volta che traduco prevedo, richiedo, esigo d'avere mezza pagina di ringraziamenti in cui ringrazio i traduttori che mi hanno preceduto. Ma se loro hanno trovato una bella soluzione, perché non usarla? Ecco, dichiarandolo apertamente. Dunque, vado a vedere il traduttore precedente e mi imbatto, Edizioni Lerici, un certo Francesco Piselli, niente, toccato dalla grazia, aveva capito tutto. In poche parole, il testo di Mallarmé funzionava così. Era una vera e propria treccia. Immaginatevi, tre capi, quattro capi, che vengono stretti insieme in un nodo. Immaginate una fuga di Bach, per esempio, no? Sono tutte linee di forza che vengono strette per creare un nodo magico, spaventoso. Il criterio per passare da una treccia all'altra era il sistema delle virgole. Perché iniziava una frase, poi c'era una virgola, poi c'era la frase 2, poi c'era la virgola, partiva la frase 3, c'era la virgola, poi riprendeva la 1, la 2, la 3. Se voi lo leggete, e voi italiani, dico, o voi francesi, è la stessa cosa, restate sgomenti, allibiti. Questo Francesco Piselli, che mi aveva preceduto 30 anni prima, aveva
compreso il meccanismo e quindi l'aveva perfettamente spiegato. Purtroppo però la traduzione è un'altra cosa. La traduzione non è la parafrasi, la traduzione è la resa del gioco che sta giocando l'autore. Quindi lui aveva sì sciolto Mallarmé, ma commettendo un errore gravissimo, cioè presentandolo al lettore italiano come un autore perfettamente cristallino. Tutto quello che vi dico io in 3 minuti è durato, non dico 3 anni, ma insomma un anno buono. Insomma, io mi ricordo che ebbi questa illuminazione traduttoria il giorno di Pasqua. Eravamo al mare, tutti gli amici andarono al mare, una di quelle giornate tipo oggi, io rimasi chiuso come un carcerato a rimettere le virgole che il mio predecessore aveva tolto. Quindi lui aveva fatto un lavoro inestimabile, io senza di lui non avrei capito nulla, ma aveva fatto un lavoro sbagliato, perché chi traduce deve replicare il protocollo dello scrittore e quindi non deve sciogliere le difficoltà. Io ho completato il lavoro del mio predecessore, cioè ho capito cosa diceva Mallarmé, dopodiché l'ho riannodato tutto. E ora il lettore italiano non capisce niente, ed è giusto che non capisca niente, perché era quello che voleva Mallarmé. No, questo è molto interessante. A me è capitata, devo dire, una traduzione altrettanto sbagliata a questo punto, di Zanzotto in francese, che mi è capitato di capirlo molto meglio che in italiano. E probabilmente aveva sbagliato il traduttore, chiaramente, però dal mio punto di vista fu una parafrasi, ecco, più di tutto. Un'altra cosa volevo chiedere, appunto, è questa. Contrariamente alla nostra tradizione, in questo caso, il Novecento, che comunque immagino sia il secolo in cui vi sentite a vostro agio, ecco, non so se il 2000, già vi sentite uomini del 2000 pienamente, oppure l'abbrivio conta qualcosa. In ogni caso, il Novecento è un secolo di grandi poeti traduttori, o comunque di molti poeti traduttori. L'Ottocento molto meno in Italia, c'erano forse più traduttori specialisti, ma i poeti hanno tradotto chiaramente, ma non in maniera così, con alle spalle anche una riflessione. Invece da noi si sa quanti grandi poeti, mi viene in mente appunto, mi ero qualcuno segnato, da Montale, Valeri, Sereni, Caproni, Fortini, Raboni, che hanno veramente tradotto tanto e hanno riflettuto sul tradurre. Rispetto a questi personaggi, ha imparato qualcosa, li ha tenuti come... Secondo lei, appunto, anche tenere insieme queste due possibilità, quella cioè dell'opera creativa e invece della versione, quali sono da una parte i benefici che ne può trarre un poeta, dall'altra anche invece c'è qualche peccato dell'essere poeti nel tradurre, magari anche solo un peccato di appropriazione indebita, ecco, di voce che si impasta con la voce, oppure no? Io penso a Rebora, per esempio, che è un grande poeta, però traduce in maniera veramente molto reboriana e probabilmente traduce e tradisce in maniera clamorosa. Questo può accadere, è accaduto a lei? Do due indicazioni elementari, però sono fondamentali per orientarci. Anche perché non stiamo in un'aula universitaria, quindi non voglio dare nulla per scontato. Prima cosa, è interessantissimo vedere la differenza che intercorre da un punto di vista proprio di manutenzione tra l'originale e la traduzione. L'originale, quello che chiamiamo classico, diciamo con beneficio d'inventario, nel corso del tempo aumenta di valore. La traduzione, tranne pochissimi esempi, ma parliamo di un caso su 1000, viceversa decade.
questo è il motivo per cui io l'altro anno presiedevo un premio di traduzione di testi dal francese all'italiano. Abbiamo premiato, la tentazione era ovvia, quella di premiare un piccolo traduttore, ma invece abbiamo premiato un grande traduttore, un grande, scusate, non traduttore, editore, invece del piccolo, perché il grande editore ha ripubblicato un classico tutto con traduzioni nuove di zecca. Ecco, io inorridisco quando i miei figli gli davo da leggere dei libri che già non volevano leggere, poi gli davo da leggere Stendhal, la cui scrittura, come si diceva, è cristallina come il contrario di Mallarmé, è come il codice civile, no? Si diceva. E i miei figli dicevano: scusa papà, però me lo devi dare tradotto in italiano, perché io non capisco. Era proprio Pietro Jaillet. Vibrò un colpo all'epa, in francese era, gli diede una coltellata al fegato, ma il francese dice un cucuto, quindi è il francese l'originale, molto più chiaro del vibrò un fendente all'epa. Ma ditelo a un ragazzo di 16 anni che vuol dire epa, non lo sappiamo neanche noi, fendente pure vibrare, per dare una coltellata. Le traduzioni, insomma, decadono proprio come le particelle, tranne casi talmente rari che non vale neanche la pena menzionarli. E io, per ricordarmelo, faccio sempre il confronto tra i violini e i pianoforti. Quando uno compra il pianoforte, il giorno dopo lo rivende a metà prezzo. Quando uno compra il violino, invece, gli conviene tenerlo, perché se è di buona qualità cresce. Punto primo. Punto due, una classica suddivisione, diciamo, delle tendenze che si possono seguire nella traduzione, è quella tra, in francese si chiama gli uomini del bersaglio o gli uomini della fonte, source è la fonte, sourciste ciblé, oppure target oriented, o non mi ricordo più qual è l'altra, insomma a chi vogliamo essere più vicini, all'autore che ha parlato 2000 anni fa o al lettore che ci legge oggi? Questa è una scelta che anche inconsapevolmente chiunque fa. Quali sono i risultati? E sono molto diversi, c'è una divaricazione impressionante, perché se io voglio familiarizzare il lettore con la Bibbia, ho mille modi di farlo, insomma. Per esempio, quando si parla degli arnesi di un cavallo, non sto lì a indicare, che ne so, garrese nel caso del arcione, briglia, sotto. Ma viceversa, se voglio aderire al dettato del testo, cosa che nella Bibbia ovviamente è molto più accentuata, essendo quella la parola sacra, farò di tutto per attenermi alla lettera. Ecco, queste due direttrici hanno veramente spaccato in due il dibattito. Vi faccio i casi estremi. Voi sapete che il latino a me ricorda il cubo di Rubik, no? Cioè prendiamo una frase, oggi sta per piovere, in latino è piovere, sta oggi per, no? E perché quella è la costruzione loro, non è che sia più logica o meno logica della nostra, è agli antipodi. Bene, un traduttore francese dell'Eneide, grandissima figura di intellettuale, tradusse in francese lasciando l'ordine delle parole latine. Il risultato è aberrante, ma dà il senso di una arcaicità, di una lontananza formidabile. Dall'altra parte abbiamo, che vi devo dire, arriviamo alle riscritture. Prendiamo Romeo e Giulietta con Leonardo DiCaprio, fatto molto bene da Luhrmann, inventato a Los Angeles, no? Ecco, arriviamo, anche nella traduzione possiamo arrivare a quel punto. Quindi, come orientarsi? Vi faccio un altro esempio estremo, talebano, paradossale,
di un notevole scrittore italiano, Henry De Luca, che traduce dall'ebraico. Io tra l'altro seguì un corso di ebraico con la stessa sua insegnante, io ho fatto 3 lezioni, come sempre smetto subito, e lui invece è rimasto per anni. Come traduce la Bibbia De Luca? In maniera ossessiva, un po' come il francese di cui vi parlavo prima. Il problema si vede soprattutto nei cosiddetti idiotismi. Noi diciamo acqua, catinelle, gli inglesi dicono piovono gatti e cani. Se voi agli inglesi dite catinelle, si mettono a ridere come noi, gatti e cani. Beh, De Luca naturalmente tradurrebbe piovono gatti e cani, perché è il modo di dire biblico, ma a lui non interessa, a lui interessa questa adesione, che a noi può sembrare insensata, alla parola originale. Ecco, ho voluto fare questa doppia specificazione sulla decadenza della traduzione rispetto all'originale e sulla necessità di schierarsi, perché poi sembrano discorsi così teorici, ma si traducono immediatamente, il caso di dire, in una pratica. Poco fa, mentre non sembrava ma mangiavamo, divoravamo i nostri panini squisiti, stavo raccontando appunto a Vivian Lamarck di un'esperienza che ho avuto con le traduzioni di Emily Dickinson, perché facemmo un viaggio negli Stati Uniti e mentre io pigramente restavo nella città che ci aveva accolto, mi ricordo che Vivian partì in pellegrinaggio a Amherst, come si chiama? Amherst. Amherst, per visitare la casa di... Ebbene, non mi era mai capitato di lavorare a ridosso, di dover verificare, di dover scegliere una traduzione. Ora, non è una forma di megalomania, perché oltretutto il lavoro critico era pagato e la traduzione no. Non importa, ho dovuto ritradurre tutte le traduzioni. Certo, è chiaro che al limite ogni lettore tradurrebbe a modo suo. Quindi esistono tante traduzioni quanto siamo noi oggi. Tuttavia, io per esempio, ecco, sono, vi confesso, un patito del testo originale, quindi non arrivo agli estremi di De Luca o di Pierre Leris, si chiamava, ma parto dall'idea di venerare quello che è stato detto. Vabbè, poi non mi fermo più, mi fermo qua, ecco, facendo solo un esempio. Una delle grandi invenzioni, ma tra le mille, di Emily Dickinson è quello di sostituire la punteggiatura con dei trattini. Lo ritroveremo in Marina Tsvetaeva, nella prosa lo ritroveremo in Céline. Sono 2 o 3 gli scrittori che fanno questo, mica sono tanti, marcati proprio come delle cesure, dei tagli. Beh, nella traduzione dei Meridiani Mendadori, che ha un'introduzione magistrale, quindi stiamo parlando forse della più grande studiosa italiana di Emily Dickinson, le virgole sono sostituite, dei trattini sono sostituiti dalle virgole. A questo punto io faccio un passo indietro e mi appello proprio alla clemenza della corte, perché qui ci vorrebbe una punizione corporale, a colpi di trattini per l'appunto. Ecco, questa però è una mia posizione. Nell'arte, nella traduzione, nella letteratura non esiste una verità oggettiva, esiste una verità soggettiva. Per me tradurre la Dickinson senza trattini vuol dire veramente compiere un disastro. Ti volevo chiedere, per le maiuscole che usava molto, le rispetteresti oppure no? Ma in maniera sacrale. Io faccio sempre un esempio. Quando voi prendete il conto corrente, vi dà fastidio se spostano la virgola da 5.600 a 56.000? Fate un'attenzione impressionante, non parliamo del punto che fa variare, perché nella letteratura no? Guardate, vi faccio un esempio leggendario, che il punto determina spesso il senso. C'è il famoso adagio latino, no? Dell'uomo che va dalla Sibilla e chiede: come mi andrà in guerra? Potrò finalmente riabbracciare mia moglie? E cosa risponde la Sibilla? Ibis redibis non morieris in bello.
che è una frase che vuol dire, a seconda di dove metti la virgola, ibis red ibis, cioè andrai e tornerai, virgola, non morirai in guerra, oppure ibis red ibis non, andrai, non tornerai, virgola, morirai in una guerra. E lui dice, sì, ma la virgola è la sibilla svanita, quindi la virgola e i punti, vuoi in ambito bancario, vuoi in ambito oracolare, ecco, mi fa piacere che tu mi dica delle maiuscole. Sono cruciali. Che lei ogni verso 3-4 maiuscole, le hanno tutte azzerate. Una volta ho chiesto, ma perché allora, sì, adesso... Io sono da questo punto di vista per un restauro conservativo, allora diciamo. Poi graficamente vedere una poesia di Emily Dickinson senza i trattini sembra una poesia più, come del resto è stata tradotta, più femminile, debole. Questi trattini proprio sono scudisciati come le sue parole, con questa forza, era tutto il contrario di quello che spesso la traduzione ha. C'è dato questa immagine di questa poetessa vestita di bianco, e invece era veramente, è un marmo Emily Dickinson. Beh, a proposito, scusa, stavo parlando? No, io volevo ringraziare Ceccherini, e Paolo e tutti quanti, questo luogo, e anche di avermi messa, se posso dire, con Valerio, perché ve lo giuro, la maggioranza dei poeti non è tanto simpatica. E beh, devo riconoscere. Come si dice il reciproco? Dunque, Emily Dickinson, sì, è vero, eravamo andati... Volevo terminare questo discorso di Emily Dickinson e poi rispondo alle tue domande, anche se io sono veramente... Ho una paura terribile sempre delle domande, sai, te l'ho scritto per 4 giorni, per piacere, non mi fare domande. No, eravamo andati a fare queste letture a New York, no? A New York. Poi avrebbero, il viaggio continuava e prevedeva Miami, siete andati. E lì ho compiuto un atto di d'amore e anche di coraggio, ho detto rinuncio a Miami, e rinuncio al viaggio spesato, perché se la pecora esce dal percorso dal gregge a fare i suoi, infatti me ne sono capitati abbastanza, perché non avevo la carta di credito, e sapete che anche se gli mettevo tutti i soldi aperti come le carte quando giochi a carte, tu niente, non riuscivo a trovare un albergo. Alla fine erano già le 10:30 di sera, 11, alla fine un motel, e questo mi ha fatto molto piacere perché ho visto proprio come il motel dei telefilm, uguale, ma proprio identico, proprio sporco, brutto, ma anche affascinante. Beh, no, ma adesso non voglio uscire dal seminato, ma stavo dal tema, ma ho provato io a tradurre Emily Dickinson per me stessa, tu anche, no? Quante ne hai tradotte? Pochissime. Io 4-5. Così male anch'io le ho tradotte, ma così male. E quando poi sono stata lì, sono andata sulla sua tomba a chiedere perdono di come l'avevo tradotta, e per penitenza, siccome nel suo giardino, nel giardino di casa sua, avevo raccolto dei fiori dal suo giardino, con l'intento, come faccio sempre quando visito qualche casa di poeta, di trapiantare questi fiori a casa mia, figurati, ma insomma è riuscita, però ci provo ogni volta, e quindi avevo, tentando di non darne l'occhio, dei cosmos, sono quelle belle fiori, si chiamano cosmos, ne avevo presi un bel po'. Poi però nel pomeriggio sono andata a visitare la tomba, erano fiori suoi, poi glieli ho dovuti dare per forza, e anche come penitenza, però poi io ero rimasta senza nulla. E allora ho preso dei fiori dalla tomba, strapiantati dalla tomba, e mi sono portata. Le hai tradotti? Le ho tradotti, beh, ecco, vedete com'è Valerio? Li ho tradotti. E poi è vietato in aereo portare terra, germi, perché puoi portare un'epidemia intera. Io non lo sapevo, andavo con i miei fiorellini, tranquilla. Bene, tradotto Emily Dickinson,
Beh, una l'ho portata e due le ho dimenticate a casa. Una di Emily Dickinson era... perché cosa bisogna fare? Io credo all'operazione, non so se siete d'accordo Paolo e Valerio. Bisogna dimagrirla, Emily Dickinson. Le traduzioni esistenti sono sempre più lunghe di lei, anche perché la lingua inglese è monosillabi, bisillabi, eccetera. È la rotonda, non è una poetessa, ma è da dimagrire e da rinsecchire. Detto questo, poi non ci si riesce, non hai le parole, come fai? Comunque ce n'era una sua che mi piaceva molto, che dice, mi sembra... No, questo è la musica, scusate. Ecco, mi pare la 1354, dice, la capitale della mente è il cuore. La mente è uno stato, cuore e mente insieme fanno un continente. E poi prosegue. Ecco, io, il mio tentativo è stato questo, le ho tolto qualche parola sua perché il risultato totale fosse, e dato che le parole italiane sono più lunghe, ho cercato di, comunque di una difficoltà immensa. Del resto però mi domando, Caproni, già che quest'anno si parla molto di Caproni, ma quale genio potrà mai tradurre? Mi sono messa qua le rime, aspettate, perché io non ho come Valerio tutto in testa, devo scrivere tutto sulla carta. Come si può tradurre Annina, le sue splendide poesie per la mamma Annina? Come si può tradurre le rime Annina, mattina, Annina, fina, bicicletta, camicetta? Ma come fa? È stato tradotto Caproni? Sì. Ma bene? Cioè, sono cose veramente impossibili. Quando però, fate che volevo, c'era un'altra rima bella che aveva messo, no? Non troppo. Per rispondere alla tua prima domanda che avevi fatto a Valerio, ha ragione, quasi mai possiamo tradurre chi ci pare. È l'occasione, ci chiedono. Io mi ricordo ai tempi di Teresino, che, e quindi 40 anni fa soltanto, Raboni mi chiese se volevo per la Sé, che avrete presente tutti visivamente, si connotano bene, sono questi libri neri, molto belli, molto eleganti, anche la carta, se volevo tradurre nell'ordine prima Prévert, poi Baudelaire, poi Valéry. Io ero terrorizzata, poi all'epoca ero una specie di UFO spaventato da questo mondo letterario, come tuttora veramente un po' sono, ma allora molto di più, e si accetta, tu hai detto per la cassa, no, hai detto una cosa più elegante, alimentare, ecco, che però in realtà era bassissima, perché io, come sapete, le traduzioni scientifiche sono pagate bene, quelle letterarie quasi nulla, e in più ci passi quei 2-3 annetti con questo. E allora di Paul Valéry gli scritti sull'arte, e di Baudelaire lo spleen di Parigi. Per Valéry non dico come Mallarmé, i saggi di Mallarmé di sicuro, però ho dovuto spesso chiedere aiuto allora a Elena Pontigia, le sono grata che mi ha dato, che poi adesso è diventata quasi una storica dell'arte, e comunque ero terrorizzata, perché appunto ogni volta che dovevo allontanarmi anche minimamente dalla parola originale mi sembrava di compiere un sacrilegio. Poi col tempo ho capito che forse a volte il sacrilegio lo facciamo non osando fare questo, non osando cambiare una parola proprio, non. E quindi chiedevo a Raboni aiuto, come faccio, non faccio. Alla fine non credo di essermela,
non credo di aver fatto una cosa aberrante per usare le... perché lui poi scrisse in una nella prefazione che, ecco qua, ero riuscita a rendere giustizia a ogni parola in apparenza quasi annullandomi, cioè, infatti è vero, io cercavo di annullarmi e poi speravo che andasse bene. Niente, Valérie, però ditemi, posso porre la domanda a entrambi, chi al mondo può esistere più lontano dalla mia da me di Valérie e di Baudelaire? Difficile trovarne due così diversi. E mi ricordo che traducendo Valérie a un certo punto addirittura l'ho odiato, gli chiedo perdono, devo sempre chiedere perdono a qualcuno, ma l'ho odiato perché a quei tempi non avevo neppure iniziato l'analisi e mi credevo una creatura buonissima, celestiale e gli altri erano cattivi. E quindi c'è una pagina di Baudelaire intitolata Il cattivo vetraio, ne leggo un pezzettino corto, pagina 20, un attimo, in cui lui si sveglia una mattina, Baudelaire, parte. Dice Baudelaire: una mattina mi ero alzato di malumore, triste, stanco d'ozio e portato, mi pareva, a fare cose grandi, qualcosa che facesse colpo. Aprii la finestra e, ahimè, la prima persona che vidi nella strada fu un vetraio, il cui grido penetrante, stonato, salì sino a me attraverso la greve e sudicia atmosfera. Scusate, parole volano alte. Salì sino a me attraverso la greve e sudicia atmosfera parigina. Mi sarebbe peraltro impossibile dire perché fossi colto da un odio così improvviso e dispotico nei riguardi di quel povero uomo, cioè di questo vetraio. Ehi, ehi, e gli gridai di venir su. Intanto riflettevo, non senza buon umore, che essendo la camera al sesto piano e la scala alquanto stretta, l'uomo avrebbe penato non poco a compiere l'ascensione. Oggi noi anche abbiamo... e si sarebbe impigliato in più di un punto con gli angoli della sua fragile mercanzia. Infine apparve. Esaminai con curiosità tutti i suoi vetri e gli dissi: «Ma come? Non avete vetri colorati? Vetri rosa, rossi, azzurri, vetri magici, vetri di paradiso? Impudente che siete, osate passeggiare per quartieri poveri senza nemmeno avere vetri che facciano vedere bella la vita». Lo spinsi energicamente verso le scale e incespicò borbottando. Mi avvicinai al balcone, presi un piccolo... adesso mi sto divertendo molto a leggere questo bellissimo pezzo, ma io allora lo prendevo alla lettera. Mi avvicinai al balcone, presi un piccolo vaso di fiori e quando l'uomo ricomparve fuori dalla porta, lasciai cadere perpendicolarmente la mia arma da guerra sul bordo posteriore della sua gerla. L'urto lo fece cadere e finì con lo spezzare sotto la schiena tutta la sua povera fortuna ambulante, con lo strepito di un palazzo di cristallo colpito da un fulmine. Ebbro di follia, gli gridai furiosamente: «Veder bella la vita, veder bella la vita!» Questi scherzi dei nervi non sono senza pericolo e sovente si possono pagar cari, ma che importa l'eternità della dannazione a chi ha trovato in un attimo l'infinito della delizia? E mi ricordo che mentre traducevo, trovavo una versione, come questo, sale sei piani col vetro, glielo fai cadere, lo fai inciampare, gli butti la del...
No, ecco, invece chi amo tradurre appunto sarebbe l'Emily Dickinson, ci provo lo stesso con i risultati che sono. Un Rilke, un bellissimo, intitolato, non so cosa, Il risveglio del vento, questo la leggo perché è proprio bello, vero? No, mi fa ridere perché noi all'elementari, quindi proprio mezzo secolo fa, noi la imparavamo a memoria in italiano, in rima tradotta da Diego Valeri. Nel mezzo della notte a volte accade. Pazzesco, eh? Ecco, per esempio, nel mezzo, per darvi un'idea un po' di cos'è tradurre, nel mezzo della notte, dice Valerio, nel colmo, c'è una traduzione con nel colmo, nel cuore, si può dire, nel cuore della notte, e già uno sta una mattina su per scegliere queste tre, e, che mi ricorda molto Il lampo di Pascoli, e viceversa. E dice, allora, nel mezzo della notte a volte accade che si risvegli, e dicevano come bimbo, io invece ho tradotto come bambino il vento, e senza mettere l'articolo indeterminato. Quindi nel mezzo della notte a volte accade che si risvegli come bambino il vento. Solo viene piano piano per il sentiero, penetra nel villaggio addormentato, striscia guardingo sino alla fontana, poi si sofferma tacito in ascolto. Dimmi se non è pazzo. Pallide, te lo ricordi? Pallide stan tutte le case, ecco qui c'era intorno, come ben ricordi, e qui ho usato spostare l'intorno tradendo, perché poi diceva pallide stan tutte le case intorno, tutte le querce mute, e ha forse un fascino questo troncare tutte le querce mute, però per il mio desiderio delle mie orecchie invece ho tradotto pallide stan tutte le case, tutte le querce mute intorno, ho messo in fondo un peccato, quella era metrica, sì, certo. E invece Pascoli nel lampo, ve lo ricordate il lampo, come inizia la notte? Beh, lì le case erano livide e qui sono pallide. Vabbè, basta, perché poi vi stanchiamo tutti quanti. Beh, a questo punto chiederei anche a Valerio Magrelli un po' di lettura. Appunto, l'unica cosa, sì, direi, con l'ultimissima domanda che rivolgo a entrambi è questa: voi siete anche poeti tradotti in altre lingue, seguite la traduzione, eccepite, e che effetto vi fa vedervi in un'altra lingua, leggervi in un'altra lingua, e poi chiedo appunto di leggervi invece nella nostra. Beh, ci sarebbero veramente tanti. Beh, la differenza è che un tempo mi accanivo, adesso in linea di massima mi sono arreso completamente. Però vi racconto una storia, perché per me è stata talmente interessante per me che ne ho fatto l'inizio di un saggio intitolato La genetica dell'errore, perché è interessantissima. La poesia, che non troverei, sì, ecco, l'avevo raccontata forse, la poesia racconta di, è una poesia che sostanzialmente va letta sullo sfondo del famoso quadro di Paolo Uccello delle lance in una battaglia, no? Questa poesia dice: in una stanza appena abbandonata gli sguardi, come se fossero diventati cose, tragitti, tracciati, lance, rimangono sospesi e intrecciati in equilibrio come i legni dello Shanghai. Ora, per un lettore italiano è immediato il fatto che lo Shanghai è il nome del gioco. Dire Shanghai vuol dire pensare ai 43, non mi ricordo quanti sono, pezzettini di legno, bastoncini e così via, e quindi gli sguardi come lance di uno Shanghai, lance in una battaglia, vabbè. Leggo la poesia tradotta in tedesco e appunto e termina: questi tragitti, queste aste devono restare
come imbarcazioni lungo il fiume giallo. Io dico, va bene che non discuto col traduttore, ma tutto ha un limite. E insomma, che cosa era successo? Molto interessante. Tutto nasce dal problema del nome Shanghai, perché Shanghai in tedesco è solo il fiume giallo, mentre Shanghai, il gioco, si dice Mikado. Non aver capito questo ha indotto il secondo errore, ecco perché parlo di genetica dell'errore. Molto interessante, a me il primo non interessa, cioè il primo è poco significativo, chi è che non ha sbagliato? Traducendo Emily Dickinson e avendocela a morte con la traduttrice precedente, a un certo punto vedo, ah, sui tetti del cielo, dico, tetti del cielo, vado a vedere la parola in inglese e resto stupefatto, perché sul dizionario mi dava garretti, ma dico, come i garretti del cielo? No, continuo a lavorare finché in un, per dirvi quanto è difficile, no? In un dizionario specialistico di architettura scopro che garretti ha come seconda accezione il significato di mansarda. Ah, quindi ora si capisce. Ma allora tu non mi devi dire tetti del cielo. Io ti farei vivere su un tetto invece che in una mansarda. E poi mi dici se c'è una differenza al quarto mese. E questo bisognerebbe fare con i traduttori. Quindi voglio dire, chiunque sbaglia. Ma la cosa interessante è l'errore indotto. Allora, il traduttore non ha voluto cercare altro. Per lui Shanghai era Shanghai e basta. E a questo punto si è domandato, ma che vuol dire i legni del fiume Shanghai? Ha andato a vedere sul dizionario e ha trovato che una delle antiche accezioni in Dante, no, il legno, vuol dire barca. Allora dice, ecco cos'è, sono le barche sul fiume giallo. Ecco. No, ma è interessantissimo, è molto istruttivo, al di là di trattare gli errori come speriamo che me la cavo. È molto interessante vedere qual è la meccanica dell'errore, come si arriva. Affascinante, estremamente. Cammello, vabbè, famoso, gli errori, il cammello pare che sia appunto il cammello, un'immagine surrealista, no? Perché è più facile che un ricco entri nel regno dei cieli che non il cammello, che non il cammello nella cruna del lago, perché la gomena si scriveva con una epsilon invece che con la e rispetto a cammello, quindi l'errore di traduzione, che una gomena, che è un'enorme corda da nave nella cruna del lago, quella era la traduzione. Però cammello è più bello. Cammello è più bello. Ormai siamo affezionati a cammello. Beh, io avevo, ecco, per dire un errore, dunque, no, nel caso mio non era un errore, perché non ci sono solo i pericoli degli errori, ci sono anche i pericoli del pensiero che loro vogliono si imporre. Avevo scritto una poesia a un albero visto da un finestrino di un treno. La leggo, tanto fa già parte, poi me la scali dal collo. A un albero meraviglioso, caro albero meraviglioso, che dal treno qualcuno ti ha tirato un sacchetto di plastica viola, che lo tieni lì stupito sulla mano del ramo, come per dire cos'è questo fiore strano, speriamo che il vento se lo porti lontano. Ci vediamo al prossimo viaggio, ricorderò il numero del filare, il tuo indirizzo, ho contato i chilometri dopo lo scalo merci, arrivederci. In spagnolo hanno tradotto, grazie, invece di indirizzo, ci vediamo al prossimo viaggio, ricorderò il numero del filare, dove eri. Allora io ho detto, come mai? E mi dice, ma gli alberi non hanno indirizzo. No, cioè, proprio, gli alberi non hanno indirizzo. Allora, di solito la parola che tu ami e desideri di più in una poesia, che se mi avessero chiesto avrei detto questa, indirizzo, è proprio quella che a volte viene tradita.
E poi in condomino, condomino, vabbè, poveretti, hanno tanti, c'era molte difficoltà. Condomino è una parola che non esiste in molte lingue, no? Cioè o affittuario o proprietario di casa, locatore, non so, ma condomino non in tutte le lingue c'è. Vabbè, a parte questo, e vabbè, la leggo tutta, poi vi dico l'errore finale. Questo era un errore proprio. Condomino, cammino piano, qua sotto al terzo piano dorme un condomino morto. È tornato morto stasera dall'ospedale, gli hanno salito le scale, gli hanno aperto la porta anche senza suonare, ha usato per l'ultima volta il verbo entrare, ha dormito con noi altri condomini, essendo notte sembrava a noi uguale, ha dormito 8 ore, ma poi ancora e ancora e ancora, oltre la tromba mattutina dei soldati, oltre il sole alto nel cielo, ora che noi ci muoviamo non è più a noi uguale. È un condomino morto, scenderà senza piedi le scale. Era gentile, stava alla finestra, aveva un canarino, aveva i suoi millesimi condominiali, guarda, gli stanno spuntando le ali. Ah, anche i millesimi condominiali, grazie. Niente, qui questo però era un po' asino, questo invece di guarda gli stanno spuntando le ali, come un parrucchiere, le va a succedere, questo era un po'. Beh, adesso mi hanno tradotto il signore d'oro in inglese, The Golden Man, già il titolo mi sembra Goldfinger, mi viene in mente James Bond, non lo so. Il signore d'oro, senti com'è? The Golden Man. Ma non so, a dire la verità non ho paura quasi a leggerle. Bisognerebbe collaborare, no? Ma tu come dici? Un po' che non sia tempo, un po'. No, quando ti mandano la bozza col signore d'oro mi è capitato, siccome c'è molto lei e lui sottintesi, e nel verbo inglese con la terza persona, se non metti il lei e lui, allora spesso l'analista diventavo io, e io piccolo problema. Va bene. Bene, a questo punto appunto vi chiederei di continuare la lettura in maniera così, forse in maniera ordinata, per così dire, cioè prima uno poi l'altro con i testi, so che sì, direi un 10 minuti, un quarto d'ora cada uno.